Gli steroidi anabolizzanti senza prescrizione sono illegali in molti paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Brasile e Australia. Tuttavia, milioni di persone in questi paesi ammettono di usarli illegalmente. Nessuno ne conosce il numero esatto. Dopo la pedofilia, questo è il comportamento su cui c'è il maggiore riservo. Ho conosciuto gente che ha ammesso di picchiare la moglie, di aver abusato di cocaina, eroina, anfetamine. Ammettono di tutto tranne l'uso degli steroidi. Nello sport professionistico, i rifiuti decisi sono la norma. Are you taking a fifth? I'm not here to discuss the past. I have never used steroids, period. Probabilmente non esiste atleta che a qualsiasi livello non abbia considerato l'uso degli steroidi almeno una volta nella sua carriera. Gli steroidi sono pericolosi? Secondo molti medici sì. Quanto? I pareri variano. Mi preoccupano molto di più il tabacco, l'alcol, le metanfetamine, la crystal meth, la cocaina e l'eroina, piuttosto che gli anabolizzanti. Tuttavia, questo non ci autorizza a ignorare o a non trattare il problema seriamente. Molti di noi, nel mondo scientifico, temono che i rischi a lungo termine di queste droghe vengano sottovalutati. Quando si riscontrano ripetutamente determinati effetti, occorre fare 2 più 2. Nel dibattito, la voce della scienza non è l'unica. Altri hanno qualcosa da dire e ciascuno ha pagato un prezzo. Il campione, la cui salute è stata devastata dagli steroidi. Il padre, che ha perso un figlio per gli steroidi. E persino gli atleti che difendono gli steroidi. Nessuno conosce gli anabolizzanti meglio di Kieran Kidder. Kieran è un powerlifter a livello agonistico. Ha usato integratori per 15 anni, tra cui a volte anche steroidi. Buongiorno. Mi preparo per andare in palestra. Cosa alleni oggi? Schiena e gambe. Kidder è anche il fondatore della World Powerlifting Organization. Oggi si inizia. Personalmente mi piace allenarmi a metà mattina, quindi cerco di mangiare qualcosa 1 o 2 ore prima di iniziare l'allenamento. Ritiene che gli steroidi siano una droga largamente fraintesa. Secondo i preconcetti, sono simili agli stupefacenti. Ci si stringe un laccio intorno al braccio come i drogati. Invece è come prendere un multivitaminico quotidiano. È solo un'abitudine. Gli steroidi iniettabili vengono assunti esattamente come questa dose di vitamina B12. Dato che li usa da tempo, Kidder conosce bene le modalità di assunzione. Inizio sempre con le iniezioni per un po' di settimane, poi le integro con vari steroidi ad assunzione orale per 16 settimane. Molti ritengono che questa combinazione di diversi steroidi, nota come stacking, produca risultati migliori. È meglio assumere composti diversi che una gran quantità di un solo tipo. Mantengono i recettori sempre attivi, efficienti e pronti a stimolare l'organismo, permettendo di sfruttare il fisico al meglio. Secondo molti esperti, gli steroidi possono incrementare le capacità fisiologiche del muscolo, rendendolo più grande, veloce e forte di quanto potrebbe mai esserlo naturalmente. Gli steroidi agiscono sull'organismo alterando il processo di sviluppo naturale del muscolo. Fondamentali per lo sviluppo del muscolo sono la sintesi proteica e la riparazione cellulare. Il muscolo scheletrico è costituito da lunghe catene di fibre contenenti proteine. Fasci di migliaia di fibre formano il muscolo stesso. Quando un atleta svolge un allenamento pesante, questa struttura viene danneggiata. Nelle fibre muscolari si formano micro lacerazioni. L'organismo rimedia al danno in modo naturale, riparando le fibre. Il risultato è un muscolo più grande e più forte di prima. E a ogni nuovo allenamento l'atleta aggiunge massa, forza e velocità. Con gli steroidi le riparazioni avvengono più in fretta. Molto più in fretta.
Quando si allena una persona normale, i muscoli rimangono danneggiati. Devono trascorrere circa 48 ore tra un allenamento e l'altro perché i muscoli si riparino. Gli anabolizzanti accelerano questo processo. Invece di 48 ore possono servirne solo 24. Ci si può allenare più frequentemente, più a lungo e più intensamente e riprendersi più in fretta per riprendere l'allenamento. I muscoli, inoltre, possono raggiungere dimensioni superiori a quelle naturali. Gli scienziati hanno compreso le potenzialità degli anabolizzanti subito dopo la loro comparsa. Nel 1939 lo scienziato tedesco Adolf Butenandt vinse il premio Nobel per la chimica per i suoi studi sperimentali sul testosterone. Hitler non gli permise di accettare il premio. Ma dalla guerra mondiale alla guerra fredda, i tedeschi sono stati all'avanguardia nella ricerca sugli steroidi. Alle Olimpiadi del 1976 a Montreal, gli atleti della Germania dell'Est vinsero 40 medaglie d'oro, tra cui 11 nel nuoto femminile. Negli anni 70 i tedeschi dell'Est detenevano un primato fenomenale nel nuoto. Solo una ventina di anni dopo emerse che seguivano un programma farmacologico e si prendevano letteralmente tutte le medaglie. Alla fine degli anni 70 gli steroidi hanno contaminato lo sport in altri paesi. Ma steroidi non era ancora una parola d'uso comune. Negli anni 80 gli steroidi si sono infiltrati in quasi tutti gli sport. Ma le Olimpiadi sono rimaste relativamente incontaminate. Poi irrompe Ben Johnson. Ben Johnson, Carl Lewis. Nel 1988 il velocista canadese vince l'oro nei 100 metri ai Giochi Olimpici di Seul, battendo il record mondiale. Un esame delle urine rivela il suo segreto. Ben Johnson fece due cose. Primo, perse la medaglia per aver fatto uso di anabolizzanti. Secondo, corse i 100 metri più veloci mai registrati nella storia mondiale. Dimostrò al mondo che si trattava di farmaci efficaci, perché quando Ben Johnson tornò a gareggiare senza usare steroidi, due anni dopo i giornali dicevano: Ben Johnson è tornato ed è più lento. Dopo lo scandalo Johnson, il governo americano tiene delle udienze sulla possibilità di dichiarare illegale l'uso non medico di anabolizzanti. Tra gli oppositori c'è la American Medical Association, la FDA e persino la DEA. Dichiarano tutti che gli steroidi non danno assuefazione e che proibirli quindi non è giustificato. Nonostante ciò, nel 1990 il Congresso vota per dichiarare gli steroidi illegali senza prescrizione. Per lo più chi assume steroidi pensa che il rischio sia minimo, basso o almeno gestibile. È questo il problema. Si tratta di un ormone molto potente che influisce sul cervello, sui muscoli, sul fegato. Arriva ovunque e ti cambia. Per la scienza dimostrarlo è una sfida. Ma non tutti gli steroidi sono uguali. Per ogni atleta che assume illecitamente steroidi, c'è un uomo come questo che ne usa un tipo diverso in modo legale, alla luce del sole. Ci sono varie classi di steroidi. Quelli più spesso confusi tra loro sono gli anabolizzanti e i corticosteroidi. Sono entrambi versioni sintetiche di ormoni prodotti naturalmente dall'organismo, ma svolgono due funzioni completamente diverse. Gli atleti usano gli anabolizzanti per sviluppare i muscoli. I corticosteroidi sono usati dai medici per ridurre l'infiammazione. Molti medicinali contengono corticosteroidi, da quelli per curare l'artrite agli inalatori per l'asma. A differenza degli anabolizzanti, non sviluppano il muscolo. Tuttavia, anche gli anabolizzanti hanno un ruolo nella medicina tradizionale. Gli anabolizzanti si usano per alcuni disturbi. Anch'io li prescrivo. Li raccomando agli uomini, di solito anziani, che hanno perso la capacità di produrre testosterone. Altri medici prescrivono gli steroidi in casi di perdita di tono muscolare, anemia, crescita e pubertà ritardata. Gli anabolizzanti sono versioni sintetiche del testosterone, il principale ormone maschile. In breve, sono versioni artificiali del testosterone naturale, prodotte in laboratorio invece che dall'organismo.
Perciò, somministrando il testosterone, forniamo semplicemente all'organismo ciò che produrrebbe normalmente. Non si tratta di un supplemento. Ma se si supera la dose fisiologica, i risultati possono essere drammatici. Per motivi sconosciuti, quando un atleta si allena intensamente, il livello di testosterone naturale dell'organismo cala improvvisamente, a volte al livello di un uomo castrato. L'organismo rilascia anche un altro ormone chiamato glucocorticoide per ridurre l'infiammazione. Ma i glucocorticoidi hanno un effetto collaterale. Sono catabolici, cioè distruggono il tessuto muscolare. Il muscolo quindi subisce un duplice colpo: un calo di testosterone e un aumento dell'ormone che deteriora i muscoli. Si ipotizza che gli steroidi agiscano sullo squilibrio ormonale in due modi. Primo, possono reintegrare il testosterone dopo l'allenamento, accelerando la riparazione del muscolo. Possono inoltre bloccare il deterioramento del muscolo provocato dai glucocorticoidi. Il risultato è un muscolo che diventa rapidamente più massiccio e forte. Per gli atleti, eliminare questi due ostacoli allo sviluppo del muscolo rappresenta un vantaggio enorme. Gli steroidi sono incredibilmente efficaci. Un giovane che segue una dieta scorretta, ha disturbi del sonno, fuma, beve troppo alcol e manca alla metà degli allenamenti, ma prende steroidi, può schiacciare l'atleta più scrupoloso e dotato che non fa uso di steroidi, in termini di pura forza muscolare. Ma per conquistare questa forza occorrono dosi elevate di steroidi. Gran parte dei medici prescrivono gli anabolizzanti in quella che definiscono la dose fisiologica, la quantità di testosterone prodotta naturalmente dall'uomo. Alcuni atleti che hanno bisogno di resistenza usano una dose fisiologica di steroidi per ridurre il recupero necessario tra gli allenamenti. Alcuni velocisti invece, che hanno maggiore esigenza di forza e potenza, ne assumono il doppio. E nel caso di culturisti e pesisti? Nell'ambito di alcune nostre ricerche abbiamo incontrato uomini che assumono 100 volte la dose naturale di testosterone. In altre parole, se considerate che un testicolo normale produce tra i 50 e i 75 mg di testosterone a settimana, loro ne assumono 5 o 6.000 mg a settimana tramite iniezioni o pillole. E più ne prendono, più possono diventare muscolosi. Per molti atleti, gli anabolizzanti sono come la proverbiale fonte della giovinezza. Gli steroidi provocano effetti profondi. Si possono vedere i risultati in sole 2 settimane, forse anche meno. Si nota un aumento molto rapido della massa muscolare. Se ci si allena per la resistenza, i muscoli assumono caratteristiche legate alla resistenza. Se ci si allena per ottenere forza, assumono caratteristiche legate alla forza. E se ci si allena per le dimensioni, assumono caratteristiche legate alle dimensioni. La maggior parte degli atleti ha poche opportunità di sfondare. In alcuni sport ha solo pochi anni. Innanzitutto, gli atleti hanno a disposizione piccole finestre di opportunità. Hanno poco tempo per praticare sport all'università, ottenere una borsa di studio e poi un contratto da professionista. In secondo luogo, queste droghe portano a livelli che anche alzando pesi per 50 anni non si raggiungerebbero mai naturalmente. Sono così potenti. Alcuni atleti scelgono gli anabolizzanti per avere un vantaggio, battere il tempo e raggiungere quanto prima il successo.